Lei, onorevole, durante il suo intervento ha parlato di questo aumento che dovrebbe portarsi del bilancio almeno sui 120 miliardi di euro per poter avere una sfida veramente come, e una rivoluzione, come infatti è stato sottolineato. Quindi crede che la battaglia sarà concentrata anche molto sul bilancio? Sì, sì, lo è per tutte le grandi scelte che stiamo facendo in questo momento in Europa, quindi per la politica agricola, per i fondi strutturali, per la ricerca, per la parte difesa, immigrazione, eccetera. Si sta facendo il bilancio dei prossimi 7 anni, quindi ci saranno le scelte prioritarie. Già nella proposta della Commissione Horizon ha una buona, diciamo, dotazione finanziaria, perché aumenta quella dello scorso settennio, e non è così per tutti l'aumento, per tutte le voci. Però in questo caso noi chiediamo di più, ma non perché siamo fissati con la ricerca o perché, diciamo, ogni commissione chiede di più per le sue materie, ma proprio perché siamo convinti che, siccome il campo della ricerca si sta estendendo con Horizon Europe, cioè non è più solo la ricerca di base, universitarie, accademiche, l'European Research Council, che va mantenuto e rafforzato perché è un pilastro indispensabile, ma accanto a questo nasce anche l'esigenza di far sì che la ricerca e i suoi risultati diventino anche dei prodotti, cioè ci sia un trasferimento tecnologico dei risultati e si aiutino le imprese ad andare sul mercato con nuovi prodotti per avere anche una leadership industriale dell'innovazione. Questo vuol dire che si creerà un European Innovation Council, che fa, diciamo, il pendant con, se posso così dire, con l'European Research Council, e che ci sarà tutto un sostegno anche alle imprese che faranno una innovazione disruptive, molto innovativa, eccetera, accompagnandole anche con gli strumenti del mercato e del venture capital, eccetera. Però proprio per questo, diciamo, perché non deve soffrire la ricerca di base e di eccellenza e deve crescere la ricerca per l'innovazione, occorre avere un finanziamento più alto e noi puntiamo a 120 miliardi. Certo. Quindi lei ha visto che Horizon 2020 aveva un po' il cappello, il nome era innovazione, il must che si ripeteva era continuamente innovazione. Il prossimo programma come lo potrebbe definire, classificare, cioè come una parola molto È difficile trovare una parola che sintetizzi tutto questo, certamente è più forza ancora l'innovazione, e io dico innovazione in tutti i campi, cioè noi abbiamo sfide ambientali che c'erano già nel precedente, ma oggi diventano pressantissime. Noi dobbiamo affrontare gli obiettivi dell'ONU, insomma gli obiettivi 2030, i goal che sono stati indicati, che sono ambientali, sono sociali. Noi puntiamo molto sull'innovazione e la responsabilità della ricerca innovativa, parliamo di innovativa ricerca dell'innovation, responsible innovation, perché oggi col digitale che avanza, con le tecnologie che invadono ogni sfera della nostra vita, noi dobbiamo essere anche attenti a questa responsabilità sociale, anche etica in qualche modo, intendendo ovviamente su un piano molto assolutamente di etica civile. Perché e noi vogliamo una scienza anche partecipata dai cittadini, non è che non devono avere voce in capitolo coloro che sono i destinatari, devono essere anche i proponenti di alcune cose. Quindi c'è tutta la ricerca sanitaria, vede che il tema innovazione oggi diventa proprio mettere tutti i campi del nostro vivere quotidiano, del produrre, l'innovazione industriale, del vivere quotidiano, delle relazioni sociali, e del trasporto, eccetera, sotto questa voce sostenibilità ambientale, culturale e sociale. E quindi direi una parola, forse può essere sostenibilità, può essere, ma io penso proprio open science e open innovation, intendendo per open che è rivolta a tutti e che i cittadini hanno un ruolo prioritario.